Ciao amici e buon Natale! Questo è il primo video di una serie annuale in cui vi consiglierò un paio di storie da leggere o rileggere per godersi appieno il clima della festività natalizia. Ovviamente tutte Disney. Io di quello mi intendo e di quello parlo, giustamente. Siccome brevità è la parola d'ordine di questa rubrica, andiamo subito a analizzare la prima storia di oggi, ovvero Topolino e la leggenda del panettone. Di Bruno Sarda, testi, e Massimo De Vita, disegni. Autore quest'ultimo che sembra trovarsi particolarmente a suo agio con l'atmosfera natalizia. Infatti nella sua carriera ha sfornato veramente tantissime storie che sono legate alla festività più amata dell'anno. La storia appartiene al prolifico filone dei viaggi nel tempo, in cui i professori Zapotec e Marlin spediscono Topolino e Pippo a ritroso nei secoli per risolvere qualche mistero, qualche ambiguità, qualche incongruenza, qualche passaggio oscuro della storia. In questa storia in particolare, realizzata in occasione dei 600 anni del Duomo più famoso d'Italia, vedremo Topolino e Pippo spediti nella Milano del 1386 per scoprire il nome dell'ideatore del progetto originale di questa straordinaria opera architettonica che è il Duomo di Milano. Ma non solo, infatti la coppia di amici non si limiterà a scoprire il nome di costui, ma scoprirà anche il nome dell'inventore del panettone, che non vi spoilerò chiaramente, e l'origine della storica rivalità tutta milanese tra rossoneri e nerazzurri. Questa divertente storia mi è sempre piaciuta, sia per un, diciamo, legame personale, sia perché, come altre della serie dei viaggi nel tempo, riprende l'intuizione geniale di Asterix di ironizzare sul presente portandone le caratteristiche nel passato. Così questa storia, appunto Topolino e la leggenda del panettone, risulta essere un affresco, un omaggio che riprende le caratteristiche principali della Milano e dei milanesi del presente per portarle nel passato, nel 1986, con un effetto veramente, veramente spassoso. Come sempre, in descrizione vi metto il link Index della storia, dove potete vedere appunto in che edizione è stata ristampata per recuperarla. Però siamo a Natale ed è una festa in cui non bisogna pensare solo alla risata, ma anche alla tenerezza. Io credo che esistano poche storie a fumetti tenere come Pippo e l'ultimo viaggio di Babbo Natale, sui testi di Luigi Mignacco e i disegni di Massimo De Vita. Però poi è venuto fuori che Massimo De Vita ha operato tanto sulla sceneggiatura di Mignacco, quindi nel senso la paternità della storia di Mignacco non è proprio ben definita. In ogni caso, in cui la trama paventa un'ipotetica scomparsa di Babbo Natale, dato che l'esistenza di quest'ultimo è vincolata dal fatto che rimanga sulla Terra almeno un bambino che creda nella sua esistenza, che creda veramente, spontaneamente nell'esistenza di Babbo Natale. E in un'epoca ormai consumata, corrotta dal freddo consumismo, non è rimasto nemmeno uno. L'unico al mondo a credere ancora a Babbo Natale è proprio il buon Pippo, che però non conta ai fini dell'esistenza di Babbo Natale perché ormai non è più un bambino. Però Pippo qui è caratterizzato veramente alla perfezione per quello che è: un poeta, un bambino dentro, un immaturo o forse una persona ancora più matura di chi si ritiene tale, che però non è mai cresciuta. Sarà proprio lui a cercare di convincere altri bambini di Topolinia a credere in Babbo Natale, a partire da suo nipote Gilberto, con risultati però a dir poco scoraggianti. Il finale però potrebbe riservare una bella sorpresa, davvero ricca di speranza. Di Pippo, inoltre, alcune delle frasi più belle di questa storia, come per esempio il fatto che non bisogna aspettare Natale per essere più buoni e quindi non sia mai troppo presto per addobbare l'albero. Ed è con questo messaggio che vi lascio, buon Natale a tutti, buone feste e questa rubrica tornerà nel prossimo Natale. Ciao a tutti! La storia appartiene al prolifico vilone, che sei un animale, figa. Io lasciamo.